Ciao fanciulle e fanciulli e bentornati sul mio canale Passione Creativa. Oggi vi mostro un trucco ninja facile e veloce per realizzare gli abbellimenti per i vostri junk journal. Volendo rimanere fedele al principio per la quale è nato il JJ, utilizzando solo ed esclusivamente materiali di recupero, senza utilizzare stampanti, kit digitali o carte scrap, ho trovato questa soluzione molto semplice. Come potete vedere nelle immagini, utilizzo il telefono come una tavola luminosa. Traccio i contorni del disegno, giusto per avere una bozza, e correggo poi successivamente le parti che non mi soddisfano. Ultimato lo schizzo, ricalco il tutto con un tratto pen e, in questo caso, coloro con una penna gel oro. Questo tipo di sistema ci permette, anche se non siamo Caravaggio o grandi esperti del disegno, di ottenere buoni risultati utilizzando qualsiasi tecnica di colorazione, donando ancora di più al junk journal quella sensazione di fatto a mano. Come potete immaginare, con questo sistema non siamo obbligati ad utilizzare la pagina di un libro. Usando carta bianca o invecchiata con il caffè, possiamo applicare i nostri disegni a qualsiasi tipologia di progetto, variando dallo scrapbooking al biglietto di auguri, una tag o semplicemente decorare una pagina. Insomma, non ci sono limiti. Se invece di utilizzare lo schermo del vostro telefonino, utilizzate un tablet o lo schermo del vostro PC, riuscirete ad ottenere delle immagini molto più grandi e versatili per i vostri progetti. Le decorazioni a tema England che mi vedete realizzare servono per un junk journal a tema che mi è stato richiesto. Se non volete perdere i prossimi video in cui vi mostro l'intera realizzazione del JJ in questione, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Ma se siete delle persone impazienti che non vogliono aspettare, potete andare sulla mia pagina Instagram e vedere l'anteprima del progetto. In descrizione trovate tutti i riferimenti. Spero che questo video vi sia stato utile ed ispirazione. Se vi è piaciuto, regalatemi un like, tanto è gratis e non costa nulla. Vi ringrazio di essere stati con me fino a questo punto. Un grosso bacio e alla prossima. Ciao ciao!